Illan Benedetto nel suo canale va male, 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 che ci fa pure rima oramai. Un canale diventato territorio di episodi dedicati ai lati negativi della vita, dell'economia, dedicati al disfattismo, e ci vende questo disfattismo tramite il suo canale come verità assoluta, come se non ci fosse oramai una speranza, quando invece lo sappiamo bene, la speranza è sempre l'ultima a morire. Infatti questo video preso a caso dovrebbe essere uno degli ultimi episodi pubblicati dall'Ambrenedamus. Hanno già deciso tutto a tavolino, un video che chiaramente non ha senso. Illan Benedetto, oramai il suo canale secondo me non ha più senso di esistere per certi versi. Ogni tanto ci riprova magari a fare video vecchio stile, ma non ha più quella verve, e tenta di fare un po' di audience con questi temi molto complottari, disfattisti, e chi più ne ha più ne metta. Allora mi domando e dico, ma che senso ha oramai tenere aperto il canale dell'Illan Benedetto giusto per fare titoloni a chiappa views? Dopo magari diciamo la cosa non bella di questi video che pubblica dedicati al disfattismo più totale, che poi magari qualcuno ci crede a queste cose e pensa che oramai non ci sia più nulla da fare. Vi spiego perché non c'è più nulla da fare e hanno deciso già tutto a tavolino, quello che è il percorso, il nostro futuro o il tuo futuro e di altri complottisti, non il nostro futuro, dai. Ragazzi, ma peccato, perché ripeto, secondo me Illan Benedetto da un certo punto di vista ha un talento che ha scemato e ha preferito magari lasciar perdere per focalizzarsi su tematiche del genere che non hanno alcun senso secondo me. Andiamo avanti. Vostro futuro, perché vabbè, diciamo che grazie a Dio a me lavorativamente non mi manca ancora così tanto per andare poi in pensione, diciamo. Più che il mio futuro, hanno deciso il tuo futuro, tu ragazzo mio che c'hai 15 anni, 20 anni, 25, 30 e ancora avanti, 35. Vabbè, non portare sfiga, mannaggia, oh. E dopo qualche ragazzo magari dell'età che dice Illan Benedetto ci crede a queste cose, ci crede, pensa che non ci sia un futuro, penserà che dovrà lavorare tutta la vita, penserà di essere, di vivere in una società stile prigione, ma va là. 40 anni di lavoro se ti va bene per arrivare fino a 70, se ti va bene. Allora, e chi ce lo dice, tu? Ai ai ai, peccato, peccato, peccato. Vabbè, noi guardiamo video del genere per farci quattro risate. Il cervello lo accendiamo e prendiamo questo materiale per quello che è. Ridere per non piangere, attenzione. Per iniziare il video ti ricordo almeno una notizia positiva, dai. Vieni al Bar Osteria La Quercia a Mendrisio il 3, che c'è il mio compleanno, la festa, c'è il milionario che con la tombolata, un milionario, un grande, facciamo la tombolata con i primi del milionario, siamo divertiti come pazzi l'ultima volta. Ti aspetto che ci sono le pappardelle cinghiali. Quindi l'appuntamento prossimo, io sono lì anche sabato prossimo, sono lì anche sabato questo. Allora sono qui lì anche. Io sinceramente non lo stavo neanche ascoltando, ho capito che pubblicizza come al solito, disco rotto, sta quercia qui, però non lo stavo ascoltando, lo lascerò blaterare per alcuni minuti di modo che il minutaggio del video vada avanti, tanto
sentiamo blaterare. Sabato, poi tanta gente mi scrive, Lampre ti voglio conoscere, io sabato sono lì al bar Osteria La Quercia a mangiare da mezzogiorno in poi, quindi se qualcuno che mi vuole conoscere, che mi vuole fare domande, vuole intrattenersi, ecco, venga lì che io sono lì, ragazzi, ok, o lì, è meglio se venite, no, meglio se venite anche in quel periodo lì, perché lì vi posso dare più retta, però in ogni caso poi vi aggiungo la nostra chat interna e rimaniamo in contatto. Comunque sabato 3 è il grande appuntamento che abbiamo, ragazzi, il grande appuntamento è sabato 3, potete arrivare in treno, in macchina, siamo lì subito dopo la dogana, come se fossimo in Italia, subito dopo Como, Bar Osteria La Quercia, da mezzogiorno in poi, poi da marzo faremo anche qualcosa in Italia, da marzo verso l'estate. Allora, hanno deciso il tuo destino. Ed è meglio che praticamente un po' prima lo capisci, meglio è. Che hanno già. Madonna, come ero distratto. Praticamente non ho ascoltato nulla di quello che stava dicendo riguardo l'albero La Quercia. Boh. Sentite, ci sarà il milionario, solito menù noioso. Che senso ha? Che senso ha? Boh, che senso ha? Che senso ha? Vedete anche questo fermo immagine dell'Hambre Nedamus, della faccia dell'Hambre Nedamus, che anche lui con questo fermo immagine ci sta dicendo con la sua espressione facciale: ma che li faccio a fare questi video? Perché sto continuando a battere il ferro su queste tematiche che non hanno senso? Perché? Perché vorrà fare quattro spicci che magari gli fanno comodo a fine mese con YouTube. Deciso a tavolino. Ma il fatto di quello che hanno già deciso a tavolino. A parte che con questo vento che tira a Berlino non sto sentendo niente di quello che dici, ma sicuramente è un bene. Cioè, che tu sarai costretto a fare fatica, a lavorare tanto, per poco. Questi ultimi due frammenti li ho sentiti, li ho ascoltati, le mie orecchie tra un po' lo stavano vomitando. Fare fatica, avrai fare una fatica immane. Mannaggia, non sta tirando abbastanza vento e questo silenzio cittadino mi sta permettendo di ascoltare quello che sta dicendo il Hambre Nedamus. Ad acquistarti un appartamento, oggi sto io parlando, perché hanno innalzato il costo della vita, gli stipendi sono rimasti al palo e amico mio. Amico mio, invece dove mi trovo io in Germania gli stipendi non sono rimasti come nel, che ne so, negli anni 90 o inizio anni 2000. Boh, ragazzi, che faccio? Continuo? Vabbè, 8 minuti e mezzo, quasi finisco il video qui, anche perché stare fuori fa freddo, più sentire il ronzio della voce dell'Hambre Nedamus non è che sia proprio un cocktail piacevole. Un caro saluto e ciao ragazzi.